Nuove misure anti-Covid-19. Alle telecamere di TV City abbiamo raccolto i primi commenti dei cittadini di Torre del Greco, che tra dubbi e perplessità sulla gestione dell'emergenza lamentano l'assenza dei controlli. Ai nostri microfoni i torresi si sono espressi inoltre sul nuovo decreto ministeriale illustrato ieri sera dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa. Il provvedimento conterrà tutte le misure necessarie al contenimento della nuova ondata di contagi e servirà a scongiurare un nuovo lockdown. Nuovo decreto del Premier Conte, nuova stretta per il contenimento dei contagi, che cosa ne pensa? Penso che è un po' giusto, perché per me sembra veramente, perché in questa situazione come stiamo andando non andiamo avanti, ci vuole una frenata, perché troppo assemblemente i giovani, li capisco, però devono anche loro collaborare con Conte. Già è qualcosa ancora che non sta chiudendo proprio tutto, è già una fortuna qui a Torre del Greco e tutta la Campania, anche per tutta l'Italia. Già fino a mezzanotte i locali, già per me è una cosa giusta, però che troppo assemblamento anche nei ristoranti, nelle bar, in mezzo alla strada, non è bella per noi, per i nostri figli e per i bambini. Io questo lo apprezzo, il signor Conte. Io lo posso dire il signor Conte, perché veramente sta combattendo per l'Italia e per tutti quanti noi. Speriamo che Dio le dà la forza e che ci aiuti a tutti quanti, anche a voi che siete giornalisti e vi state impegnando anche voi di guardare e vedere gli assemblamenti, e faccio anche onore anche a voi che rischiate anche voi tanto di questo grande problema che stiamo affrontando. Ma ce la faremo, se ascoltiamo il signor Conte, lo dico ancora il signor Conte, che è un padre di famiglia anche lui e capisce la situazione di noi italiani. Dobbiamo solo essere molto intelligenti anche noi nei suoi confronti. I sindaci dei comuni del Vesuviano promettono maggior impegno nell'aumento dei controlli. Che cosa ne pensa? Secondo lei ci sono attualmente i controlli? Niente, te lo posso giurare. Guarda, sto combattendo anche, non vedo ancora. Io sono da quando è iniziato il tampone, se lei mi guarda. Doppio mascherino, con la paura, non viene mai nessuno a controllare. Me lo controllo io stesso, mi ho comprato quella macchinetta, sai che le temperature prima di uscire, con la speranza che di mamma andò buono, doppio mascherino. Però io quello che sto vedendo, in particolare qui a Torre del Greco, non ho visto ancora un tampone fare o bloccare le persone in strada. Dice, ma venite da così, siete 3-4 di voi, senza. Veniamo un po' qua, discutiamo, fammi vedere. Perché sono queste qua, queste gente che è positivo, questi là che hanno e non lo sappiamo, voi vi mettete a giocare senza mascherino, l'intelligenza non c'è. I sindaci qua non fanno niente, qua all'inizio c'era polizia, via scorrente, l'esercito, è scomparso tutto. Come è salito il nostro sindaco di Napoli là, De Lu, io non sto vedendo niente più. Dimmi tu, l'ho dato il voto anche a loro, con la speranza che migliorava ancora, perché lo vedevo un uomo giusto, combattente, ma quello combattente, ha avuto i fatti suoi, scusatemi che ve lo dico, non ho fiducia più, perché guarda, siamo in balia, vedete voi stessi, guarda, cammina la gente senza mascherini, vedete di qua, se ne fottono proprio, ma dimmi tu, come possiamo vivere, dimmi tu come possiamo vivere. I sindaci del Vesuviano promettono impegno nell'aumento dei controlli, cosa ne pensa? È giusto, fare dei controlli è la cosa minima che possono fare, con quello che sta succedendo, con questa epidemia, è un'ottima cosa. Secondo lei la gente rispetta le regole? No, molto di loro non rispettano, ma non capiscono. È un bene per tutti quanti, hai capito? Allora non si può andare contro alla massa, hai capito? Quelli che sono trascurati, che non. Come devo dire? Non mantengono le cose che bisogna fare, hai capito? Comportarsi un poco più civilmente, diciamo civilmente. Servirebbe impegno quindi, secondo lei, da parte delle persone? Sì. Sì, servirebbe proprio questo, perché poi non è una cosa molto difficile, neanche a capire, è una cosa normalissima. L'importante è che non ci limitano il lavoro, tutte le strette possibili, ma il lavoro altrimenti non
devono fare fine a tutti. Elemento contraddittorio sulle scuole, per Conte possono rimanere aperte, per De Luca ancora no, fino al 30. Da guardare l'evolversi delle cose, fin quando è possibile i bambini devono andare a scuola. Per quanto riguarda i controlli, qui a Torre del Greco, ci sono i controlli per il rispetto delle regole? Non ne vedo tanti, ultimamente non vedo controlli.